Buongiorno. Hey. Yes, you. Change the office, go downstairs. More privacy. So come and show me this new company. Yes. New office. It's here. Okay. But for me, more privacy. Don't lie. No, I don't like it. Really? No. No, I prefer it where it was. Yeah? Yeah. But I'm old fashioned, you know, change is, you know. It's a drastic change. Change is terrible for me. I imagine. For me, it's more simple because it's really near the control room. Okay. Wow. So. There isn't. It's another thing I don't like. Yeah. No, wait. I can put this. Use this one. Yeah. Because you know, what I should do is give you the list of microphones I have, because I have 55 microphones. There's a lot of microphones, so if we need... So in the list, we can put them in the list. So my best stuff is gone. History. Yeah, gone. No. And now there is this workshop for There is this stuff now going to... present 3 days for the Jets. Okay. With this is a big artist from Brazil. Okay. This is another free guy, really talent. And you know Elio Le Storie Tese? No. In Italy. Good band. It is another good band. You know, I realized when I was driving here today that it's 1 year. Yeah. That I start. 1 year ago, I start to know you and Alex and Ruggiero. It was Ruggiero, really. I know the first with Alex, came the second. Then I get to meet you later. Mio fratello. Mio fratello. È nato questo progetto in simbiosi con Fondazione Cassamarca proprio perché ha voluto mettere in moto questa struttura e poter sviluppare quello che fu il concetto principale da cui nasceva appunto l'esigenza di costruire. Ha adibito appunto questa struttura ad un utilizzo particolare, dotandola di allestimenti acustici all'avanguardia, apparatie mobili per poter appunto variare l'assetto acustico, regie acusticamente controllate, spazi e ambienti molto grandi per poter gestire sia spettacoli teatrali d'avanguardia che una vera e propria vita da studio di registrazione in grande stile come magari la si vedeva e la si pensava negli anni 70. It's very strange how I meet the guys. Somebody I know just said they have an opportunity to put to work in a place called the Teatro delle Voci. So I arrive here 1 year ago and we start to talk, and then they say, come on, come and help us, because they have the mixing console, which is the Neve, downstairs in boxes, completely not working. So I've called a friend of mine in England who's specialist for this. He came here,
He fixed everything in 1 week. We make the desk work. So it's, the relationship starts. Okay. And it's I really enjoyed it. David and Alex both fantastic. Quindi lo sviluppo, soprattutto in questi termini, è lento e molto faticoso, ma perché devi riuscire a connettere molte cose. La capacità che del gruppo di lavoro che sta sotto è quella proprio di connettere un tessuto che interagisca tra di loro, no? Si può anche certo qual modo personalizzare il pianoforte, lì entra in gioco poi la individualità di ogni tecnico che interviene, appunto facendo queste variazioni nella largatura delle ottave, nella ripartizione del temperamento all'interno dell'ottava, si può dare una certa caratteristica allo strumento, più o meno aperta, più o meno brillante, un po' più, più adatta magari a un repertorio romantico, oppure più adatta a una cordatura, a un repertorio moderno o da jazz, no? Sonorità molto diverse da quelle che studiavo al tempo, quindi studiavo Mozart, studiavo Beethoven, studiavo Bach. Cassi tu. Sono venuto a fare il corso di tecnica del suono qua, ho trovato un team molto preparato, mm-hmm. anche dei docenti veramente bravi, Ruggero Paul, che è il tecnico che curava appunto l'aspetto del corso e mi hanno dato una bella base, una bella infarinatura generale su tutti gli aspetti proprio del lato tecnico. Allora, qua, secondo me, bisognerebbe riportare alla situazione che avevamo fatto quella volta per Deutsch. Sì, esatto, per Deutsche Grammophon, quindi... un bellissimo ricordo che ho dell'orchestra, c'era questo cembalo che uscì l'ingegnere belga e disse abbiamo
3 dB nei microfoni piazzati di cembalo ovunque. Come lo risolviamo? Allora, pensando, ragionando, abbiamo aperto insieme con Dan, abbiamo aperto queste due apparatie mobili che vedete nella sala, abbiamo chiuso delle situazioni, abbiamo fatto la prova e questo ha fatto sì che abbiamo dato l'ok all'ingegnere, hanno fatto un'altra prova, è uscito, non ha detto ha fatto solo così. Da quel momento l'artista che c'era in sala aveva la totale fiducia nei miei confronti, tanto vero che è stato poi scalzo per tutta la permanenza dello studio, quindi vedevi questa persona girare scalza. Non so, promuovimi centrale. Lo apro? Sì, adesso lo apro tutto. Quel tavolone là può esistere, però lo fichiamo là di lato. Ah, ma quello presumo sparirà già domani, okay. Perché comunque la produzione che abbiamo qui ha bisogno di tutto lo spazio. E cosa fanno loro? Fanno prova? Cosa fanno? Fanno le prove del concerto. A quanto ho capito ci sono due banchi, uno per la band e uno per l'orchestra. Ho capito. E quindi faranno le scritture. E stanno qua fin quando? 3 giorni fino a sabato. Giorni. Lo spazio che io preferisco è sicuramente la regia, è il cuore dello studio di registrazione ed è l'ambiente in cui io mi sono formato e quindi l'ambiente che conosco e che riconosco come, tra virgolette, casa. Quindi la passione personale che muove qualsiasi studente all'inizio si trasforma in realtà e in lavoro e si concretizza all'interno di una regia di questo tipo, che è veramente sorprendente e ha una qualità veramente elevata. E fondamentalmente il fatto che ci sia una strumentazione, chiamiamola vintage, deriva dal fatto che molto spesso macchine costruite qualche annetto fa funzionano molto bene e funzionano molto meglio forse di macchine che vengono costruite al giorno d'oggi. Tutto quello che è di vintage c'è qui dentro, ha come motivo principale il fatto che parliamo di audio, suona bene. C'è stato un momento in cui abbiamo avuto una mail di Deutsche Grammophon. Una delle più grosse etichette discografiche nel panorama classico del mondo.
E cosa è successo? Che abbiamo cercato di coinvolgere immediatamente questa persona inglese, Dan, per dare una comunicazione esemplare. E Dodge Grumpf è venuto a svilupparsi qua il loro programma facendo Vivaldi per mandolino con Avia Vital. Persona squisita, io ho fatto da assistente nella sala muovendo le acustiche. Un po' di adrenalina, come è normale che sia. 80 musicisti, sì. Questa è la più grossa in assoluto come produzione, sì.